Professor Davide Maggi, docente universitario a Novara, oggi si presenta un progetto sicuramente valorizzante per il territorio e in modo particolare che lega il territorio oltre i confini, addirittura nazionali. Sì, direi che questo rappresenta un interessante progetto di internazionalizzazione di un'impresa. Peraltro, un aspetto dell'internazionalizzazione spesso richiamato a seguito della globalizzazione dell'economia. E alcune volte si ritiene che l'Italia segni un po' il passo nell'ambito dell'internazionalizzazione, forse perché si ha l'idea dell'internazionalizzazione in senso tradizionale, cioè considerando solo come esportazione oppure come operazioni di acquisizioni e fusioni. Qui si tratta invece di un'operazione interessante perché si tratta di un'alleanza. E spesso le alleanze non rientrano nel novero della contabilità nazionale e quindi sfuggono un po' all'attenzione e anche alla ricerca delle istituzioni e anche delle università. Devo dire anche noi abbiamo fatto poca conoscenza intorno a questo fenomeno molto rilevante, perché come testimonia questa esperienza, che sicuramente darà dei frutti positivi, permette di mettere insieme una serie di alleanze, di conoscenze, di competenze che hanno anche dei riflessi in una formazione, in una crescita continua. Quindi, le forme di alleanza sono forme di internazionalizzazione che permettono quello che si chiama in termine tecnico una cross-fertilization, quindi una fertilizzazione incrociata di conoscenze e di tecnologie. Noi abbiamo tanto da poter dare, abbiamo anche necessità di comprendere altre forme culturali. Soprattutto in questo caso avvengono nel nostro territorio, quindi motivo in più in termini di localizzazione dell'impresa come elemento, diciamo, particolarmente rilevante in questo progetto, direi che in questo caso abbiamo un bello start-up nell'ambito di un'iniziativa che va verso i processi di strategia di internazionalizzazione. E questo naturalmente porta ad una risposta concreta alla crisi di oggi. Sicuramente sì, è una risposta operativa, una risposta reale, quindi non sta soltanto sulla carta, ma sta nella volontà e nell'imprenditorialità di buttare il cappello oltre l'ostacolo. Significa anche confrontarsi, non avere paura del confronto, anzi di volersi integrale. Quindi direi un aspetto anche positivo dal punto di vista della internazionalizzazione del management. Questo è quello intorno al quale noi dobbiamo lavorare. Non dobbiamo pensare soltanto a una logica campanilistica, ma a una logica di confronto. In questo caso è l'unico modo per poter crescere e poter davvero diventare internazionali.